Il Moto Estate è da sempre un punto di riferimento del panorama motociclistico italiano. Da ormai 38 anni le griglie di partenza, ma anche il paddock, sono affollati da piloti professionisti che vengono ad allenarsi, giovani in rampa di lancio, piloti che sono le prime esperienze oppure da abbastanza piloti esperti, tutti però accomunati da un'unica passione. Oggi, per Storie di Moto Estate, andiamo a scoprire questa eterogeneità dei trofei MES. Grazie infatti alle categorie entry level come la Race Attack 600 o la Race Attack 1000, molti motociclisti stanno avverando il loro sogno di poter correre delle vere gare e da come vediamo non serve molto. Categoria molto bella, molto performante, davanti vanno fortissimo, anche se è un entry che abbiamo a che fare con dei campioni amatoriali motociclistici veramente forti. Inoltre nel MES non mancano i giovani con grandi potenzialità, ad esempio facciamo un nome, Niccolò Lisci due stagioni fa è passato dal fare una gara al MES a passare ad una gara del Mondiale Super Sport 300, ma facciamo un altro nome, parliamo di Davide Conte che l'anno scorso oltre al CIV ha fatto le finali della R7 Cup, quindi i giovani ambiziosi non mancano e ci sono pure anche questa stagione. Magione inoltre da ormai diversi anni è anche una tappa imprescindibile della Octo Cup, cioè dei diversamente disabili, piloti che con disabilità fisica comunque continuano a correre e non smettono di vivere la propria passione. Anche nel MES, nella categoria A300, abbiamo Nicola De Pieri che, nonostante un serio infortunio al braccio, non smette di lottare e continuare a correre per la propria passione. Io ho avuto un incidente in moto nel 2018 facendo una curva per strada, ho grippato, quindi ho fatto un A-side. E cadendo la clavicola, rompendosi mi ha strappato l'arteria e tutti i nervi, cioè mi ha tranciato l'arteria e strappato tutti i nervi del braccio. E la passione per la moto invece è quello che mi ha aiutato appunto a uscire dall'ospedale. Io soffro di dolori 24 ore su 24, sempre, tutti i giorni, e quando sono in moto invece sto bene, quindi appunto essendo una cosa che mi fa star bene mi piace portarla avanti. Nel MES comunque non mancano le wild card di assoluto livello. A Varano abbiamo visto Edoardo Colombi che nella categoria Sport Bike ha vinto facendo una gara in preparazione del British Superbike, dove qualche settimana dopo ha conquistato una grande doppietta. A Cremona abbiamo visto Luca Salvadori, Lorenzo Petrarca, ex conoscenza delle moto mondiali, precisamente nella Moto 3. E poi qui a Magione abbiamo un altro ospite molto importante, Alessio Velini, detto Veleno, che come da tradizione impreziosisce la griglia della 1000 Open. Il MES è un gran bel trofeo, qui a Magione è sempre la pista di casa e mi piace sempre venire a fare la gara qua perché mi piace sempre migliorare i miei tempi personali, anche se comincio ad avere una certa età, però ancora tutti gli anni riesco a abbassare sempre qualcosina. E infine gli amati del paddock, tutti quei piloti che vedono il fine settimana di gara come un'occasione unica per divertirsi, dare il massimo in pista, vivere la propria passione, circondarsi di amici con appunto a fine gara bere un bel calice in compagnia, perché i trofei MES sono tanti aspetti del motociclismo ma con un comune denominatore, la passione.